Beh, che dire, è stata una bellissima soddisfazione, no, direi, non direi inaspettata. Vincere Rally Campagnolo era un qualcosa che ci poteva stare, è una gara che mi è sempre stata molto amica. Ho vinto 4 volte, quindi questa volta mettere il più di sigillo ha un valore molto importante. Ma soprattutto perché venivo da una gara poco felice nel debutto del Triathlon di quest'anno a Arezzo, e quindi era importante capire e darsi un po' di risposte tecniche sul perché e per come là non era andato molto bene. Quindi abbiamo fatto degli aggiustamenti all'assetto in particolare, e quindi con la pentacar della nostra Porsche siamo riusciti a vincere questo rally molto importante. Da un punto di vista soprattutto proprio di psicologico e anche di conferma su ciò che siamo, su ciò che possiamo aspettarci da qui in avanti. Abbiamo puntato molto a cercare di migliorare un assetto o qualcosa che dove si poteva lavorare per migliorare ancora le prestazioni, pur venendo da un Sanremo vittorioso lo scorso anno. Quindi era molto importante questo riuscire a trovare un po' un punto e ripartire da questo risultato. Prossima gara in programma dell'italiano sarà tra 15 giorni, il Rally della Lana a Biella, è un'altra gara molto importante, una gara con una grande tradizione storica. In passato mi sono già fermato 2 volte, Pentacar e Pagella ha fiducia nel poter pensare di fare un altro risultato importante, comunque sia sviluppare, continuare lo sviluppo di questa macchina che può portare a darci ancora tante soddisfazioni, sicuramente. E quest'anno, diciamo, da parte mia l'impegno sono sporadici i miei impegni, per tanti motivi, anche da un punto di vista, diciamo, di budget, non era previsto di fare un campionato intero. Comunque l'importante è fare quello che si può, farlo bene, e comunque sempre ad alto profilo. Quello che è un po' il mio modo di vedere le cose, se no non sarei qui ancora da mettermi in gioco. E quindi vi rimando alla prossima puntata dopo il Rally della Lana, e seguitemi.